Il calendario 2015 di Marco Fantini e Beatrice Valli non è piaciuto alle fan. Dopo aver visto l'unica foto pubblicata in rete con annessa data di presentazione del calendario, si è verificata quasi una sollevazione popolare nei confronti della coppia uscita da Uomini e Donne. Marco, estronista timido e pacato, è stato accusato di aver permesso che la sua donna posasse senza veli per un calendario che farà il giro d'Italia, mentre a Beatrice è stato imputato il fatto di non avere tutelato suo figlio e mamma del piccolo Alessandro, rifiutando di comparire completamente nuda in una serie di scatti artistici cui una madre non dovrebbe prestarsi. Dopo aver letto la valanga di critiche che da più parti le sono piovute addosso, l'ex corteggiatrice ha scelto di rispondere con un lungo messaggio pubblicato su Instagram attraverso il quale ha difeso la sua scelta. Ci dispiace di aver letto dei messaggi veramente tristi. Vi ricordo che ognuno nella vita fa le proprie esperienze, nel bene o nel male. Mi dispiace vedere questo tipo di cattiveria senza senso, è triste leggere commenti su di me come madre e donna. Ci sono donne peggiori di me e persone migliori, ma una madre non si giudica per un calendario. Ci sono donne che nella vita abbandonano figli o li uccidono. Mi sembra assurdo leggere commenti di questo genere. Ribadisco che mio figlio l'ho cresciuto io ed è sempre stato con me. Ovunque andiamo, Alessandro ci segue, anche durante il lavoro. Per quanto riguarda Marco, ritengo assurdo dire sia incoerente. Da uomini e donne era in un contesto diverso. C'era di mezzo un bambino e quella nei confronti della quale si infuriò era una foto troppo intima, soprattutto appena entrare in quel contesto. Ancora più assurdo leggere che Marco è timido perché è vero che in quel contesto faceva fatica a venire fuori, ma vi assicuro che è totalmente diverso dal ragazzo del programma. È sempre umile, bravo, dolce e con la testa sulle spalle, ma questo non significa essere timidi. Vi ricordo che ogni decisione io e Marco la prendiamo insieme. Ci confrontiamo sempre al fine di stabilire la strada giusta per entrambi. Alle fan il calendario non piace. Quelle foto sono squallide. Il messaggio pubblicato da Beatrice su Instagram non ha placato gli animi delle fan. Moltissime ritengono ancora che le foto realizzate per il calendario siano squallide, prive di qualunque spessore artistico e volte solo a generare facili guadagni. Beatrice e Marco amano Alessandro e per questo motivo avrebbero dovuto rifiutare una proposta di questo genere e cercare un'occasione più consona al loro ruolo di genitori. Ritengono inoltre che Fantini non sia realmente innamorato di Beatrice perché, se così fosse, non avrebbe mai accettato di farla posare nuda. Due facce differenti della stessa storia, punti di vista diversi che hanno creato un divario incolmabile tra la coppia e le loro sostenitrici. E potrebbe trattarsi solo dell'inizio. Il calendario sarà presentato solo a fine mese e sarà allora che le fan vedranno tutte le foto scattate. E a quel punto la polemica già forte rischierebbe di assumere connotati disastrosi. Chi se ne frega?